Una buona serata di nuovo, buona domenica, di nuovo insieme per la seconda parte di questo lungo pomeriggio, come tutte le domeniche pomeriggio sul canale 13 del Digitale Terrestre per l'Abruzzo del Pallone Live, ampia pagina, quasi tutta dedicata alla Serie D, perché anche se apriremo con il successo del Pescara contro il Messina, ma ne abbiamo parlato oggi, soprattutto nel post gara, durante la partita che abbiamo seguito, altro successo per la formazione di Alberto Colombo di misura con il gol decisivo di Vergani nel primo tempo. In Serie D continua la marcia inarrestabile del Pineto, ottavo risultato utile consecutivo, ottava partita senza prendere gol. La formazione biancazzurra resta in vetta alla classifica. Cade il Chieti contro il Trastevere per 2-1, il giorno dell'esordio di Mauro Chianese sulla panchina neroverde. Vedremo com'è andata, anche se il Chieti non ha sfruttato la superiorità numerica e anche un calcio di rigore fallito da Cesario. Calcio di rigore fallito anche dal Notaresco, che però riesce a violare lo stadio di Tolentino. Successo importantissimo per la Vastese contro la San Benedettese, 1-0. E poi invece cade in casa l'Avezzano contro il Matese, la squadra insieme al Pineto più in forma del momento. Ne parleremo ovviamente fino alle ore 21, se lo vorrete, al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Ci potete seguire anche sulla nostra diretta Facebook. Partiamo con gli ospiti in redazione. Vi ha accompagnato questo pomeriggio Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Da un Andrea all'altro, lo ritrovo con piacere, Andrea Masciangelo. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Di ritorno da Agnone, dove hai visto Vastese e San Benedettese, poi ovviamente ce ne parlerai, ce ne parlerete, è tornato anche il nostro Stefano Recanati, avremo Matteo Bracaglia in collegamento, autore del gol decisivo. Chi ci racconta invece da sempre la squadra, insomma, più in forma insieme al Matese, ma insomma con questioni di classifica molto differenti, è il Pineto, Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Buonasera a te. Vediamo i risultati partendo dalla Serie C, perché ci eravamo lasciati alla fine della prima parte dell'Abruzzo del Pallone Live con il vantaggio della Fidelissandria all'Ezio Scida di Crotone. Crotone che invece ha rimontato e superato proprio la Fidelis. I risultati delle partite delle 17:30: Cerignola-Picerno 1-1, Avellino-Giuliano 0-1, Crotone-Fidelissandria 2-1, Juve-Stabia-Francavilla 2-0. E poi andiamo in alto, torniamo a ritroso: Gelbison-Turris 1-0. Turris che sarà prossimo avversario del Pescara lunedì sera. Monopoli-Foggia 0-2. Vince di misura il Catanzaro col Monterosi 1-0, Potenza Latina 3-0, Taranto-Viterbese 2-1 e, come detto, il gol di Vergani permette al Pescara di battere il Messina e di conservare la seconda piazza, perché vediamo anche la classifica del raggruppamento dopo 13 giornate. Comanda sempre il Catanzaro con 35 punti, il Pescara a meno 3 a quota 32, il Crotone sale a quota 31 e poi 11 punti di differenza con le quarte, che sono Giuliano e Juve Stabia, che si fermano a quota 20, 19 punti per la Gelbison, 18 per Monopoli, Latina e Foggia, 17 per il Cerignola, 16 per Monterosi e Taranto, 15 per la Turris, 14 per il Potenza, 13 per Avellino e Virtus Francavilla, 11 per Picerno e Viterbese, 10 per il Messina, 8 per la Fidelissandria. Serie D, girone F, vediamo anche qui i risultati. La giornata era la numero 11, Matese 1-2, Fanovasto Girardi 1-1, Pineto Nuova Florida 3-0, Porto d'Ascoli Cinzia al Balonga 1-1, Roma City Montegiorgio 0-1, Termoli Senigallia 0-0, unico 0-0 della giornata, Tolentino Notaresco 0-1, Trastevere Chieti 2-1, Vastese San Benedettese 1-0. Anche qui la classifica comanda il Pineto con 24 punti, a meno 1 c'è il Trastevere 23, 20 punti per la Vigor Senigallia, 19 per il Fano, 18 per l'Avezzano, 17 per il Matese, 16 per Vasto Gerardi e Cinzia Balonga, 15 per il Porto d'Ascoli e il Nuova Florida. Peraltro tra poco vedremo anche una news che riguarda proprio il Nuova Florida: 14 punti per il Chieti, 13 per la Vastese, 12 per San Benedettese e Montegiorgio, 10 per il Notaresco, 8 per il Tolentino, 7 per il Termoli e 6 per il Roma City. Se riusciamo, vediamola subito la news che riguarda il Nuova Florida, arrivata
più o meno un'oretta fa, perché la società laziale comunica ufficialmente che di comune accordo si sono divise le strade con Alessandro Del Grosso, che non è più allenatore della prima squadra. La società ci tiene a fare un grande in bocca al lupo al tecnico per il futuro calcistico, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Ovviamente un augurio che facciamo anche noi, ma ovviamente, visto che apriremo proprio con Pineto Nuova Florida, ascolteremo Del Grosso, che quando ha parlato ovviamente non aveva evidentemente ancora contezza di quella che sarebbe stata poi la decisione di lì a qualche minuto della sua società. Scendiamo adesso in eccellenza, tantissimi gol con il Giulianova che riprende la vetta solitaria della classifica. 12ª giornata, Delfino Curi Fossacesia 0-0, Giulianova Alba Adriatica 6-1, Montesilvano Lanciano 2-2, Nereto Castelluovo 1-2, Ortona Capistrello 0-4, San Buceto Ovidiana Sulmona 3-4, Sant'Egidiese Spoltore 3-1, Torrese Angolana 1-2, L'Aquila Ponte Vomano 3-3. La classifica, come detto, comanda in solitario il Giulianova con 31 punti, 29 per L'Aquila, 26 per Angolana e Ovidiana Sulmona, 19, anche qui c'è una discreta frattura, sono 7 punti tra le terze e la quarta, a Delfino Curi 19 punti, 18 per la Torrese, 17 per Capistrello e Ponte Vomano, 16 per il Fossacesia, 14 per Sant'Egidiese e San Buceto, 13 per Montesilvano e Spoltore, 12 per Castelnuovo e Lanciano, 11 per l'Alba Adriatica, 9 per l'Ortona, 1 punto per il Nereto. Noi cominciamo subito, partiamo però dalla Serie C, Stadio Adriatico Cornacchia, il servizio di Paolo Renzetti, Pescara batte Messina 1-0. Non fallisce l'appuntamento con la vittoria il Pescara di Alberto Colombo, che resta sempre a meno 3 dal Catanzaro dopo il successo sul Messina. Non è stata però una formalità con i siciliani, rimasti in partita fino al 94esimo grazie anche agli errori sotto rete dei biancazzurri, ma contavano i 3 punti che sono arrivati grazie al gol vittoria di Edoardo Vergani. Colombo ricorre al turnover e manda in campo dall'inizio Crescenzi, Aloi, Craia e l'ex salernitano, che alla fine risulterà decisivo. Gli ospiti rispondono con il 3-4-3. Nel freddo pomeriggio dell'Adriatico sugli spalti sono poco più di 3.000 i tifosi biancazzurri. Partenza senza grandi sussulti fino al decimo, quando Cuppone calcia con Lewandowski, che respinge con la palla che in area termina De Sogus, che spara alto da ottima posizione. All'11esimo Craia mira dai 25 metri con il portiere Isolano, che si rifugia in calcio d'angolo. Messina in pressing in tutte le zone del campo per creare problemi al Pescara, ma al 33esimo non può nulla quando Cancellotti inventa sulla destra e crossa centro area per Vergani, che non sbaglia e davanti a Lewandowski segna il gol dell'1-0, festeggiando con i compagni la terza prodezza stagionale. Gol pesantissimo per l'attaccante pescarese. Finisce qui il primo tempo con il vantaggio di misura del Delfino. Nella ripresa nel Pescara c'è mora per Jabouin ammonito. All'8esimo Messina pericoloso con Filì, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce di testa mandando la sfera di poco sopra la traversa della porta di Plizzari. Passa un minuto e Cuppone ha una buona opportunità, ma il portiere ospite è attento. Al 12esimo ancora Messina insidioso con Catania, che chiama alla parata a terra il portiere abruzzese. Al 18esimo però è Craia per i padroni di casa a divorarsi la rete del raddoppio, mettendo clamorosamente a lato in una sorta di rigore in movimento. Nel Delfino poco dopo spazio a Palmiero e Colai per Aloi e De Sogus. La gara resta in bilico, visto che al 19esimo Cuppone fallisce anche lui il gol del raddoppio. Il Messina resta così in partita grazie soprattutto agli errori in attacco dei padroni di casa, visto che al 34esimo Colai tira da ottima posizione ma in maniera troppo tenera, permettendo al portiere Lewandowski di parare. Nel finale c'è anche Lescano in campo per i biancazzurri, con Plizzari che al 36esimo salva la navicella abruzzese con una parata prodigiosa. Il Pescara dopo 94 minuti festeggia così la 10ª vittoria stagionale e prosegue l'inseguimento alla Lepre Catanzaro. Un po' di sofferenza con la Gelbi, sono un po' di sofferenza oggi. Colombo, quando si hanno 4-5 occasioni davanti alla porta e non si chiudono le partite, si è destinati a soffrire fino alla fine, è così. Forse siamo nati per soffrire, lo faremmo volentieri a meno.
però è la verità, nel senso che è stata una partita condizionata probabilmente dall'incapacità nostra di chiudere la contesa o comunque portarla sul doppio vantaggio, visto le 3-4 occasioni limpide che abbiamo avuto. E dopo ci siamo un po' sfilacciati gli ultimi 20 minuti, mi ha fatto insomma riflettere sul fatto che non fossimo a soffrire in modo compatto, quasi con tre reparti a sé stanti, e lì ci hanno calciato diverse volte da fuori, ma entravano con troppa facilità, quindi quando poi questo ti deve dare la misura della difficoltà del campionato e il fatto di pensare che tu, quando capita l'occasione, devi essere in grado di chiuderle, perché poi non si può arrivare fino alla fine della partita soffrendo in questo modo. Uteri, cosa ha provato quando è uscito dal tunnel degli spogliatoi entrando da avversario nello stadio che fino a qualche mese fa era lo stadio della squadra che lei allenava? Ma ci si abitua a fare un po' questo lavoro, no? Per cui le emozioni, ci si concentra sulla partita, però io torno con piacere qui, perché poi questo è un contesto che mi piaceva. Poi non è andata bene per mille motivi, quello può succedere. Mi farebbe la scelta di Pescara lo scorso anno? Ma perché no? Sì, però poi magari sono le aspettative, capito? L'ho detto prima ad alcuni colleghi, quando si retrocede e c'è dei giocatori che guadagnano tanto, i Valdifiori, i Galano, eccetera, ce n'è una marea, li devi togliere, non è facile, quindi per toglierli magari ti prendi dei giocatori che non sono esattamente quelli che volevi. Allora, però poi la piazza giustamente ha sempre aspettative, io pure trasmetto aspettative, perché si gioca per vincere, se no che giochiamo a fare. Però lei ovviamente lo scorso anno non digerì quell'esonero a 3 giornate dalla fine della stagione regolare. Non sono state fatte delle scelte, io le rispetto le scelte, Sebastiano non è uno stupido dal punto di vista calcistico, che squadra le sa fare, avrà fatto delle valutazioni sue. Dunque, successo di misura del Pescara contro il Messina, quando si vincono queste partite le si fa. Oggi il Pescara non nella sua migliore versione, però io ho detto in diretta, probabilmente questa squadra ha oramai una sicurezza, una consapevolezza che gli permette anche, non nel pomeriggio più scintillante, di portarla a casa senza neanche rischiare troppo. No, non ha rischiato, ha avuto qualche occasione anche il Messina, però è chiaro che il Pescara ha avuto molte palle gol, quindi è un processo, è vero che la squadra cresce sempre di più, la cosa che mi colpisce è il fatto che chiunque gioca fa bene, quindi anche sono contento per Vergani che ha dato il turno di riposo a Lescano e fa gol, quindi si sta creando secondo me un contesto importante per la piazza di Pescara, quindi speriamo che continui così. Assolutamente. Peraltro Andrea, Pescara che questa settimana avrà una settimana lunga, perché andrà verso il posticipo con la Turris di lunedì. Assolutamente sì, sarà una settimana più lunga, ideale per recuperare le energie e poi prepararsi a 6 giorni che saranno molto importanti, Turris e poi la domenica successiva Catanzaro. C'è chi dice che quella partita può essere decisiva, c'è chi dice che è importante, c'è chi dice che non sarà influente. È chiaro che dipende poi da come andrà, perché se il Catanzaro si presenterà a quell'appuntamento con 3 o più punti di vantaggio e dovesse vincere a Pescara, se non è decisiva non è che ci manchi tantissimo. Se invece il Pescara dovesse accorciare le distanze o dovesse presentarsi con un -3, vincere quella partita e andare a pari punti, è chiaro che si tornerebbe sullo 0-0 da un punto di vista metaforico. Diceva l'altra volta Luca Leone, presente a Replay, rifacendo riferimento anche al campionato vinto con la Ternana, magari anche se la partita non è in sé per sé decisiva, però fare una grande partita e magari vincere ti dà una botta di autostima che poi ti porti dietro per molto tempo. Quindi Pescara Catanzaro, comunque vada, sarà una partita importante. È chiaro che il Pescara deve arrivarci col vento in poppa, e per farlo deve andare a vincere a Torre del Greco con un Vergani in più, ma sapendo che c'è un Lescano da far tornare tra i titolari.
ritengo che le scelte più importanti che farà Colombo saranno quelle di centrocampo, perché il centrocampo ha la sua fisionomia, però probabilmente ancora non è stato individuato il centrocampo titolare, perché c'è ancora un dualismo che va avanti tra Kraaij e Palmiero, c'è un dualismo che possiamo individuare tra Jabouin e Aloy. Mora oggi ha riposato, ma non c'è dubbio che Mora sia un titolare ineludibile di questo 11. Però con la Turris e soprattutto col Catanzaro, Colombo è chiamato a dare una sorta di strutturazione semidefinitiva al centrocampo, a fare delle scelte importanti, anche perché Catanzaro lì in mezzo è fortissimo, con Guion, con Sunas, con Berna, più tutti quelli che può mettere dalla panchina, dove siede un lusso come Pontisso, e quindi io penso che poi lì, passando da Torre del Greco, lì si vada a decidere il big match col Catanzaro. Assolutamente. A proposito, visto che hai citato la partecipazione di Luca Leone a Replay, vi do l'appuntamento per domani sera, ovviamente, Replay alle 21 con Enrico Rocchi, i suoi ospiti, con Andrea Costantini in studio, ovviamente, per analizzare la partita di questo pomeriggio contro il Messina e proiettarci a quella di settimana prossima, che dunque farà slittare il prossimo appuntamento di Replay, perché ci sarà ovviamente la partita di Torre del Greco. Veniamo alla Serie D. Roberta, partiamo con il tuo servizio. Pineto batte Nuova Florida 3-0, ottavo risultato utile consecutivo, sono 720 minuti di imbattibilità per difensiva. Simone Mercorelli. Sì. Servizio. 8 risultati utili consecutivi, 8 gare senza prendere reti e 24 punti che valgono la vetta della classifica. Sono i numeri del Pineto capolista, che batte con un netto 3-0 il team Nuova Florida e fa entusiasmare il Mariani Pavone. Ancora out Ceccacci e Allegretti, Amaulo conferma il 3-5-2 con Lucarini in difesa e la coppia d'attacco Maion Giambè, 4-4-2 invece per Alessandro Del Grosso, che si affida all'asse Capparella e il Bactawi. Prima occasione della partita per il Pineto al terzo, un Giambè recupera un buon pallone e serve la corrente Maio, che pennella a giro sul secondo palo con la sfera che termina fuori di un soffio. Il terreno pesante a causa della pioggia battente in mattinata incide sulla spettacolarità delle giocate. Bisogna attendere il 20° per la risposta laziale, quando Moretti raccoglie la sponda di Capparella e con un diagonale ad incrociare sfiora il palo. 5 minuti più tardi, al 25° il Pineto la sblocca, rete confezionata sull'asse Maion Giambè, bello scambio tra i due al limite dell'area con Giambè che riceve e con un potente raso terra in sacca a fil di palo il gol del vantaggio biancazzurro. 1-0 e sesto sigillo per lui in stagione. Insistono i locali al 35° sugli sviluppi del corner di Losicco, doppio colpo di testa il secondo ravvicinato ma spalle alla porta di Mininclerri, che nell'area piccola non riesce a sorprendere Giordani. Al 46° si accendono gli animi, Capparella batte di poco fuori un calcio di punizione contestato dai biancazzurri, qualche scaramuccia a seguire con parapiglia tra i giocatori e il direttore di gara, che redarguisce solo verbalmente i protagonisti. Si chiude qui il primo tempo sul parziale di 1-0. Riparte forte il Pineto, che al terzo della ripresa sigla anche il raddoppio con un Onjambè in stato di grazia, che si mette in proprio, si incune in area, serpentina, palla sul destro e a fondo, che vale il 2-0 e la doppietta personale per l'attaccante. La risposta del team Nuova Florida un minuto più tardi con Capparella, che va alla deviazione sotto misura ma trova pronto Mercorelli alla respinta con i piedi. Bell'azione quindi che si sviluppa sul lato destro del campo al 13° con Traini, il colpo di tacco di Maio a liberare il siluro di Giambè che sfiora la tripletta. Passano 2 minuti e sul lato opposto Calombò serve a centro area e il Bactawi. La conclusione e la risposta di Mercorelli a dire no. Nella fase centrale della ripresa il Pineto è in controllo della gara e al 34° cala anche il Tris con una rete di Maio dal dischetto. Maio va in contrasto con Cason, che lo mette giù in area e viene ammonito. Giordani intuisce ma nulla può. 3-0 ed è di fatto l'ultimo atto di un match che incorona i biancazzurri in vetta alla graduatoria. Un passo avanti al Trastevere, in attesa di ricevere tra le mura amiche del Mariani Pavone domenica prossima Avezzano nel derby. Sicuramente possiamo fare migliorare ancora, perché magari abbiamo fuori ancora qualche giocatore importante che ci può dare qualche alternativa, sia dall'inizio o partita
in corso, quindi bene, la squadra oggi si è espressa bene, ha tenuto il campo con equilibrio, ha concesso poco a una squadra forte come la Nuova Florida, perché per me Nuova Florida è una squadra importante e sicuramente arriverà sulle primissime posizioni, perché magari forse qualcuno non conosce il blasone di questa società, anche perché Nuova Florida noi non l'abbiamo incontrata mai, però ricordo a tutti che l'anno scorso Nuova Florida è arrivata seconda in campionato con 66 punti, quindi è una società che punta a campionati ambiziosi, quindi mi aspettavo una partita difficile, siamo stati bravi a interpretarla, a soffrire, perché c'era da soffrire, perché hanno giocatori bravi nelle ripartenze sugli spazi, quindi hanno fatto una prestazione attenta, è un 3-0 importante che ci dà fiducia, però non ci dobbiamo esaltare più di tanto, andiamo di partita in partita, sappiamo che dobbiamo lavorare di domenica in domenica, perché ogni gara è una battaglia, è una sfida che bisogna interpretare e fare una prestazione importante. Beh, un 3-0 che ci rode, mi rode, perché abbiamo interpretato la partita bene dall'inizio, poi abbiamo avuto un piccolo calo dopo 20 minuti dove abbiamo sbagliato 2-3 uscite, e logicamente una squadra come questa gli dai il tempo di rimettersi a posto e di costruire, e logicamente poi ti fa male. Poi oggi secondo me ha trovato in Jambè l'uomo partita, insomma, e lo sapevamo, abbiamo preparato apposta la partita, però poi dopo è saltato un po' tutto, perché lui con la sua fisicità, con la sua forza, insomma, si è visto anche quando ha fatto il primo, ma anche il secondo, è tanta roba, insomma. Però abbiamo cercato sempre di giocare, di rimettere in sesto la partita, di non buttarla, poi specialmente su un campo del genere, questo è. Però dobbiamo pensare già a domenica prossima, oggi è passato, diciamo, stasera ci leccheremo le ferite, andremo a vedere dove abbiamo sbagliato sicuramente, poi per lavorarci meglio poi durante la settimana, e aspettiamo la domenica prossima, insomma, non vedo l'ora di riscendere in campo, ecco. Anche il calcio è bello per questo, perché una settimana può darsi che va male, stai lì a reprimerti o a fare chissà che cosa, però dopo 7 giorni hai la possibilità subito di riscattarti. Possibilità che Alessandro Del Grosso non avrà per quello che vi abbiamo fatto vedere prima per il comunicato della Nuova Florida. Roberta, diventa difficile fare un'analisi di una squadra in cui va adesso incrociando tutte le dita che abbiamo, però va tutto bene, segna Giambè doppietta, non si prende praticamente mai gol, primo posto in classifica, stanno tornando anche gli indisponibili, c'è Cacci, Allegretti, cioè tra poco Amalo avrà la rosa al completo, insomma diventa, facciamo un'analisi, però è complicato, perché sicuramente tutto bene per il momento. Sicuramente è una squadra in crescita, che di partita dopo in partita dimostra di avere sempre più maggiore solidità ed equilibrio anche tra i reparti, per cui insomma, come dicevamo quando tutto non andava bene, ovvero nelle primissime partite, che c'era molto potenziale per poter crescere e vedere una squadra diversa, adesso questa squadra si è amalgamata e quello che doveva uscire fuori è venuto fuori. Oggi l'impatto di Giambè sulla partita è stato assolutamente devastante. Questo giocatore che ha spaccato sostanzialmente in due la partita, e l'affiatamento con Maio sta crescendo moltissimo, perché al di là del gol che poi ha realizzato su calcio di rigore, procuratosi e realizzato da Maio, Maio ha fatto anche tantissimo lavoro sporco che probabilmente non si vede, ma ha lavorato tantissimo per la squadra. Sì, anche qui su questo gol ha fatto anche l'assist, ma insomma è proprio una crescita di tutta la squadra, anche dei ragazzi più giovani. Prima abbiamo realizzato anche un'intervista a Traini, poi post partita, che probabilmente rivedremo mercoledì nella trasmissione di Stefano di approfondimento su Offside. Perché oggi ha fatto una partita bellissima che fa il paio con quella di domenica scorsa a Notaresco, quindi c'è una crescita un po' generale di tutta la squadra,
che sicuramente oggi è molto più squadra di qualche settimana, fa, e addirittura Mauro, probabilmente in virtù anche di questi infortunati che ancora non riescono a tornare in condizione o comunque che non sono ancora utilizzabili, addirittura dice che ci sono ulteriori margini di crescita. Sì, ci sono? Sì, ci sono, ma la squadra del Pineto, quello che, che a differenza forse degli altri anni ha azzeccato, come diceva anche Roberto, proprio tutti i giovani, perché ha dei giovani veramente interessanti, dal Ceccacci che stava con me l'anno scorso, a Domizzi che è tornato, allo stesso Lucarino, che comunque un buon giocatore, Traini, quindi è migliorata lì, e questa categoria alla fine se hai fuori quota i giovani importanti, comunque la squadra poi ha sicuramente un valore aggiunto. Poi tutti i nomi che hai detto che comunque non sono ancora a disposizione, ha dei giocatori in ogni reparto, ha più di un'alternativa, un allenatore che conosce benissimo questo girone, conosce benissimo l'ambiente, ed è una società che è il lustro per l'Abruzzo, quindi secondo me può essere l'anno giusto, e diciamo che per ora va tutto bene, i numeri parlano, poi certo, nel calcio penso che vincere è quando non prendi gol. Beh, direi, per rispondere all'amico da casa, no, Pietro non è che si lamenta delle assenze, sì, stavo però rileviamo leggendo che, cioè, se quei giocatori ce li ha, non è che li regala quei giocatori, vabbè, noi siccome ne abbiamo tanti, no, assolutamente, no, nessuno si lamenta, però è chiaro che Allegretti nella prima parte di questa prima parte è stato un giocatore in zona gol fondamentale, anche Ceccacci è un giocatore determinante, non fosse altro anche per l'età anagrafica. Perché poi lo sappiamo, no? In queste categorie spesso devi far ruotare, devi cercare anche di incastrare. No, il campionato è lungo ed è necessario assolutamente di avere a disposizione tutti quanti i giocatori, perché comunque è un campionato in cui sappiamo insomma, che le partite si giocano magari anche una dietro l'altra, c'è anche la Coppa, quindi insomma sicuramente serve tutta la squadra a disposizione. Poi ovviamente non è che si tratta, nessuno si è lamentato, non era una lamentela, era soltanto una constatazione. Certo, assolutamente. Roberta, ti chiedo un giudizio, non un giudizio, un'analisi sulla crescita di Ndjambe, che se vogliamo all'inizio anno era il terzo attaccante, adesso è il primo. Assolutamente, non vorrei, infatti glielo dicevo oggi pomeriggio anche nell'intervista da Mauro, che sicuramente adesso sarà messo in difficoltà piacevolmente, ovviamente, cioè, dal fatto che adesso togliere un giocatore come Ndjambe in questo momento, insomma, non è... È una scelta che comunque comporta dei rischi, tra virgolette, perché è un giocatore che è cresciuto molto in determinati tipi di partite come quella di oggi. Se trova gli spazi, se riesce a giocare in questo modo, diventa devastante, perché è un giocatore, soprattutto ecco oggi, su un campo pesantissimo, perché aveva piovuto fino a praticamente 20 minuti prima dell'inizio della partita. Uno comunque abbondantemente, il fisico neanche se ne accorge. Ecco, è stato importante. Tantissimo, perché la sua forza fisica, la sua fisicità e il far valere i centimetri che lui ha a disposizione, oggi si sono rivelati fondamentali queste qualità. In altre tipologie di partite, come per esempio magari con squadre che si chiudono di più, magari può trovare più difficoltà, e allora un giocatore come Maio, come Allegretti, potrebbero. Quindi poi io credo che Amaulo utilizzi anche i giocatori che ha a disposizione in relazione all'avversario che andrà ad affrontare, come è normale che sia. Certo, tre attaccanti del genere. Guarda, riflettevo proprio mentre parlavate, tre attaccanti del genere, però io l'ho vista col Monte Giorgio, avere per questi attaccanti un giocatore come Losicco, oltre quelli che abbiamo nominato, non è da poco, perché se non sbaglio adesso non ho visto bene l'azione, non so se gli ha dato palla lui, cioè un giocatore che per questa categoria, in quel ruolo, ne ho visti pochissimi. Ed era quello che sostanzialmente mancava probabilmente negli anni precedenti, tanto che è stato il perno fondamentale di questa estate su cui poi ha girato il mercato, e quando il Pineto è riuscito a mettere e portare a casa questo colpo, insomma, è un giocatore molto molto importante. Un allenatore teramano direbbe: ce lo ricordiamo. Andrea, a proposito di ricordarsi, tu
probabilmente ne sai più di me, non fosse altro che il record appartiene a Buffon dell'imbattibilità. Stagione 15-16, non so se siamo andati oltre i 1000. Fu battuto, se non sbaglio, o in un torneo Juventus o prima di un torneo Juventus, e poi ci fu il gol di Belotti, mi pare, su rigore. Però era la stagione 15-16, andammo oltre 973 minuti. Quasi 1000. In quella stagione lì, sì. Beh, manca ancora un pochettino, manca ancora un pochettino. Beh, tornando allo Sicco, insomma, Amauro lo ha fortemente voluto quest'estate. Insomma, e si sta rivelando un giocatore molto molto importante. Roberta, grazie per essere stata con noi. Tra poco al tuo posto ci sarà Stefano Recanati. Buonasera, grazie. Peraltro ti ritroviamo in settimana? Può darsi. Grazie Roberta, buona serata, buona domenica. Grazie, buona serata. Noi ci fermiamo per la pubblicità. A rientro, Stefano Recanati, parliamo di Vastese San Benedettese. Tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del Pallone Live, una buona serata a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Di rientro da Agnone. Dove? Fa freddolito. Caspita, 900 metri. Vorrei vedere, faccia caldo. Anche se, insomma, siamo nell'inverno più estate che possiamo, però, insomma. In collegamento dovrebbe esserci il protagonista della vittoria della Vastese contro la San Benedettese, Matteo Bracaglia. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Buonasera a te, sei curioso di rivedere il tuo gol? Sì, molto. Te lo facciamo rivedere. Vastese San Benedettese 1-0, la firma di Stefano Recanati. La Vastese con un gol nel finale di Bracaglia riesce a superare la San Benedettese, che ora sprofonda nei bassi fondi della classifica. Una gara brutta, contratta per gran parte del tempo e condizionata dai tanti errori tecnici. Oltre allo squalificato Altobelli, rimpiazzato da Mazzotti, il tecnico Lucarelli non recupera Ricciardo, allora in prima linea tocca alla coppia di Nardo Busetto, preferito a Calì. Nella San Benedettese assente Lulli, Chinellato e Berti. Mister Prosperi relega inizialmente Cardella ed Emili in panchina. Nell'11 iniziale c'è spazio per Vita in attacco. Partita vivace già dai primi istanti di gioco, con le due linee mediane sugli scudi ma con i portieri inoperosi. A creare i primi pericoli sono i biancorossi, da calcio d'angolo a girare verso la porta e Busetto, ma ben contrastato non riesce a trovare lo specchio. Grande mole di gioco per i rossoblù, ma a farsi vedere in avanti sono ancora i padroni di casa, con Busetto questa volta con un destro potente, ma anche in questa circostanza il tiro finisce al lato, con Guerrieri comunque sulla traiettoria. Dopo un solo minuto di recupero va in archivio un brutto primo tempo. Con gli stessi effettivi della prima frazione si apre la ripresa, con la Vastese subito pericolosa. Busetto strappa sulla destra, pallone tese sul primo palo con Di Nardo, che da ottima posizione non trova la sfera. Sul fronte opposto al quarto d'ora è la Samba a creare un brivido alla retroguardia biancorossa, con Vita in ritardo sull'assist di Viscardi dalla sinistra. Al 22esimo tocca ancora la Vastese farsi vedere dalle parti di Guerrieri. Di Nardo impegna direttamente da calcio piazzato il portiere, e poi sul tapin Greselin non trova la porta, con la difesa che poi salva in corner. Gli allenatori cominciano a pescare forze fresche dalla panchina, e proprio Bragaglia, entrato alla mezz'ora al posto di Sansoni al 40esimo, indirizza la gara sui binari biancorossi. Azione ben orchestrata in ampiezza che porta il giovane Bragaglia a battere Guerriero per il gol che vale 3 punti. Il gol gela la Samb, che non riesce a reagire, così al 91esimo può far festa la Vastese, che scavalca proprio i rossoblù in classifica. Per Lucarelli è la seconda vittoria in 3 gare alla guida della Vastese, mentre continua la protesta dei sostenitori della Samb verso squadra e proprietà. Ma sì, perché fa parte sempre di quel percorso che dicevo, che bisogna avere la possibilità di lavorare almeno 40 giorni, lo stesso tempo non significa che non si può vincere. La prima c'era tanto entusiasmo, si è vinta, la seconda siamo stati puniti per una disattenzione. Oggi è una partita molto bloccata, due squadre secondo me forti, con diverse problematiche, noi perché siamo ancora in fase iniziale, loro perché comunque ambientalmente non è una situazione difficile, e mi spiace per loro. E poi l'episodio questa volta ci ha dato ragione, comunque non si
secondo tempo credo abbiamo anche avuto diverse occasioni per poter fare gol. Mi è piaciuta molto l'intensità della squadra, la concentrazione, anche la voglia di vincere, sinceramente mi è piaciuta. Adesso rivedremo la partita, domani che ci alleniamo subito l'analizzeremo, sicuramente si vedranno le piccole cose che ancora non vanno e bisogna lavorare sul particolare, perché per quanto riguarda la qualità della squadra non è in dubbio assolutamente, per quanto riguarda un po' di conoscenze maggiori bisogna avere un po' di pazienza, però oggi un bel passo avanti. Che vittoria è questa? È una vittoria molto molto da morale, però restiamo qui, bisogna essere bravi in settimana a preparare quella di domenica prossima. Ci teneva a spiegare il significato di questa sciarpa? Sì, la sciarpa è una promessa a un tifoso che intanto fa freddo, quindi mi ha aiutato, e soprattutto un tifoso che mi ha detto che se avessimo vinto mi dava la sua sciarpa per una sera, perché adesso gliela devo ridare, ma questo per dimostrare che comunque io già mi sto pian piano legando a questa piazza, nel senso che mi piace allenare queste piazze, le piazze importanti in Abruzzo, mi piacerebbe farle tutte, casomai tra un paio di anni, rimanere un paio di anni a Vasto. Vittoria di inestimabile valore, l'ha detto. Bravo. Anche perché era una gara che nessuna delle due poteva sbagliare. E forse è stato quello, nel primo tempo il timore delle due squadre, erano tre punti fondamentali per entrambe, sia per la Samb che per la Vastese, che vengono da due periodi, se vogliamo, anche simili, no? Due squadre che non ingranano, due cambi di allenatore, con la Vastese che però con Lucarelli ha cercato di ripartire, lo ha fatto bene col Vasto Girardi, lo ha fatto benino anche se non riportando punti della trasferta di Senigallia. Oggi era fondamentale per la formazione del presidente Bolami, c'è riuscita con questo gol di questo ragazzo che ha fatto secondo me un movimento fondamentale in una parte di una partita bloccata, ha capito come poter far male alla squadra facendo questo inserimento da dietro. Dunque una vittoria che fa respirare la Vastese sicuramente, continua a dare morale alla squadra e fa lavorare la stessa positivamente in questa settimana in vista dei prossimi impegni. Invece proprio a San Benedetto penso che adesso è notte fonda. Eh sì. Io a Bracaglia volevo chiedere che cosa hai pensato nel momento in cui ti è arrivato quel pallone e c'era da metterlo in fondo al sacco. Ma ho pensato semplicemente a stoppare bene il pallone, perché era quella la chiave, e poi niente, sono riuscito fortunatamente a stoppare bene e a concludere altrettanto, quindi sono molto contento per questo mio gol, sia a livello personale perché è il mio primo gol tra i grandi e penso che questo sia un ricordo che mi porterò sempre con me. Ma soprattutto per la squadra, perché abbiamo bisogno di questa vittoria, soprattutto dopo una sconfitta domenica contro il Senigallia, quindi insomma una vittoria veramente molto importante e sono contento di aver segnato il gol decisivo. Senti, ti chiedo che cosa, perché stasera siete una... tutti Andrea vi chiamate, quindi no, ma... io vi devo chiamare per cognome. Sì. Ti chiedo che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa rispetto all'inizio di stagione anche con il cambio tecnico. Ma secondo me non è cambiato nulla, io penso che la Vastese sia una grande squadra, abbiamo veramente un grande organico e penso che semplicemente ci sia più serenità. Noi abbiamo soltanto bisogno di più serenità, di pensare che il calcio è un divertimento e penso che stiamo andando sulla strada giusta dopo una partenza un po' difficile. Eh sì. Andrea Sciangelo, però che partita è stata, visto che tu oggi eri al Civitelle? Ma come ha detto anche Stefano. Ci dai poi anche un giudizio di Andrea Bracaglia? Allora, una cosa alla volta. Sì, no, innanzitutto... vabbè, era per non dimenticarlo io, perché ha una certa età, innanzitutto, una certa ora. Sono contento per il presidente perché l'ho sentito in settimana, era un po' giù e gli ho detto, vabbè presidente, allora per la prima volta la vengo a vedere dal vivo così magari ti faccio vincere, dai. E quindi sono contentissimo per lui, per l'ambiente, per i tifosi, perché se lo meritano e quindi ti aiuta a lavorare sicuramente meglio durante la settimana. Il primo tempo, come ha detto Stefano, un po' bloccato perché...
sicuramente la posta in palio era abbastanza pesante, nel senso che una sconfitta soprattutto moralmente poteva incidere. Poi il secondo tempo la Vastese ha provato a fare qualcosa in più, ci è riuscita e il mister è stato bravo secondo me a dare una sterzata mettendo dentro Andrea che non l'avevo mai visto, ma mi ha colpito subito con la fisicità e comunque con la gamba che poteva andare dare qualche preoccupazione alla San Benedettese, mettendo anche Calì che in mezzo alle linee ha avuto più movimento, quindi ha provato a fare qualcosa in più, è andata bene con una giocata, come diceva anche Stefano, bella, cioè sì. Si vede che quello che ho notato, la Vastese dal vivo non l'avevo vista, ma si vede la mano subito di Lucarelli. È una giocata preparata, ma soprattutto durante la partita ho visto una squadra che sa quello che deve fare, e ci sono tanti margini di miglioramento e le vittorie aiutano per poter lavorare meglio, così come avevo visto la San Benedettese nell'era di Alfonsi, adesso con Prosperi, e a differenza si vede che il mister sta cercando di fare qualcosa, ma dopo lì secondo me ci sono anche delle valutazioni poi tecniche che più di quello non riesce a fare. Oh, Andrea Bracaglia, ovviamente poi vado da Andrea Costantini, mi perdonerete, ma stasera siete veramente tanti troppi che vi chiamate allo stesso modo. Ci racconti un po' la tua storia, tu sei cresciuto calcisticamente nella Dispoli, poi sì, hai avuto un'esperienza anche al Cittadella. Sì, ho avuto un'esperienza a Cittadella abbastanza breve, diciamo, poi mi sono trasferito a Terni con la Ternana e l'anno scorso ho fatto il campionato di Primavera 2 e quest'anno sono arrivato qui alla Vastese. Però sì, sono originario di Cerveteri, dove appunto ho giocato quando ero piccolo, poi sono passato alla Dispoli e poi queste prime due grandi esperienze. Come ti definiresti come giocatore? Quali sono le caratteristiche principali di Andrea Bracaglia? Ma io credo che ciò che mi contraddistingue probabilmente è la grinta, e forse la corsa, insomma, però ecco, non mi piace molto parlare di me, preferisco che gli altri lo facciano, insomma. Certo. No, lo sai perché te lo chiedo? Perché insomma un centrocampista che ha la grinta, che passa magari dalla Ternana, con quella capigliatura lì, cioè a me viene in mente Tommaso Pobega, ma Andrea, fai tutti gli scongiuri del caso? Dopo la partita proprio il mio compagno. Perché dicono giustamente, Andrea, sì. Scusa, mi dicono che io non porti molto bene, ma quindi Andrea, quindi no, fai veramente tutti gli scongiuri del caso, non mi offendo, ci mancherebbe. Invece, no, proprio dopo la partita invece un mio compagno mi ha proprio paragonato a Tommaso Pobega, quindi vedi? Chi è stato? Insomma, lo possiamo svelare? Marco Mazzotti. Vedi, Mazzotti. Non sono l'unico. Andrea Costantini. A me richiamo un po' Biondini. Daniele Biondini. Sì. Anche per il capello rosso, no? Quindi lo richiamo anche per ruolo. Quindi speriamo che possa un giorno dire di aver fatto una carriera che si avvicina ai giocatori che abbiamo citato. Uno ha finito, l'altro è agli inizi, ma è già un giocatore affermato, Pobega, chiaramente. Eh sì. Stefano, non ti chiedo se inizia un nuovo campionato, perché poi Lucarelli, dopo la vittoria col Vasto Gerardi, ha detto il nostro campionato parte da Senigallia, poi è andata male, oggi riparte. Come deve viverlo questo momento la Vastese? Giornata per giornata? Assolutamente, no, la prerogativa è quella, viverla giornata per giornata, soprattutto la giornata degli allenamenti. Lì è fondamentale lavorare negli allenamenti, perché è una squadra che ha tanta individualità, ha grandi nomi, grandi giocatori che possono dare tanto a questa squadra, ma c'è bisogno di lavorare. C'è un nuovo allenatore, dunque bisogna anche assimilare dei nuovi dettami tecnici e tattici, e dunque questa squadra deve vivere così come sta facendo la giornata, lavorando bene negli allenamenti. E il mister, se avete sentito anche le interviste, continua con questa lunghezza d'onda dei 40 giorni, che adesso è una frase detta, no? 40 giorni, per far capire che bisogna lavorare e c'è bisogno ancora di capire che squadra è. Però è una squadra che adesso sta ritrovando soprattutto il morale, questo è vero. Torno da Andrea Bracaglia per chiedergli se ti era mai capitato, insomma, quanto un po' vi condiziona il fatto che
non abbiate mai giocato nello stadio, nell'Aragona, o meglio, quando lo avete fatto a porte chiuse, fatto di doversi spostare, andare ad Agnone, dove sì, c'è il calore dei tifosi, però casa propria è casa propria. Certo, noi ovviamente speriamo che il prima possibile giocheremo nel nostro stadio, però ecco, comunque ad Agnone ormai è diventata casa nostra. Abbiamo fatto lì il ritiro, abbiamo giocato lì la maggior parte delle partite in casa, quindi alla fine ci siamo anche abituati, però certo speriamo tutti che presto potremmo giocare nello stadio, perché insomma io questo è il primo anno che lo vedo, è il primo anno che entro in questo stadio, però insomma mi ha subito colpito per la sua bellezza, quindi spero che prima possibile ritorneremo lì. Andrea, prima di salutarti ti chiedo un obiettivo personale, se te ne sei dato uno, per questa stagione a Vasto. Ma in realtà non me ne sono dato uno, però ecco, spero di magari di fare qualche altro gol pesante come quello di oggi, speriamo. Quello di oggi non è che è pesante, quello di oggi è un macigno che ricorderemo durante la stagione. Vi ricordate quando la Vastese ha battuto la San Benedettese, che ha dato, ce lo auguriamo, un nuovo volto al proprio campionato? Ecco, vai, scusami, ti interrompo. E quindi spero che, insomma, in generale spero che questa sia il primo tassello, insomma, di una risalita, perché veramente questa squadra merita di stare in alto, quindi insomma spero che a fine campionato potremmo sorridere. Andrea, io ti saluto, ti auguro ovviamente di un buon campionato, un in bocca al lupo, ringraziando anche la Vastese e Michele Tana, che però, e ti chiedo venia per questo, aveva sbagliato il tuo cognome e il tuo nome di battesimo, Matteo, invece ti chiami Andrea. Quindi ti chiedo venia io, ma sappi che la responsabilità è di Michele, che saluto, lo saluto, e saluto anche te, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie ad Andrea Braccaglia, era arrivato Matteo e io l'ho chiamato Matteo, e poi invece vado ad Andrea, e si chiama Andrea, e quindi giustamente, poverino, non ha neanche detto nulla, quindi mi dispiace particolarmente. Scusami Stefano, due parole sulla questione della San Benedettese. Oggi c'era anche Renzi in tribuna. Sì, era grande contestazione, 90 minuti di contestazione, tutta rivolta al presidente, che però è rimasto impassibile, lo dobbiamo dire, verso questi cori. Lui ha guardato la partita per tutti i 90 minuti, poi è andato via, ma la situazione lì è una situazione veramente pesante, con la squadra che ha avuto quasi vergogna di andare a salutare i tifosi, poi sono stati richiamati, c'è stato un lungo confronto, la squadra in silenzio stampa, è una situazione pesante. Non c'era il direttore sportivo, che ormai manca da tempo, penso, a San Benedetto, comunque anche al seguito della squadra. Ecco, queste sono le immagini del dopogara. È una situazione pesante per San Benedetto, che deve risolvere al più presto. Si parla anche di una possibile messa in discussione anche di Prosperi, e questo non so se può essere la soluzione, però. Situazione complicata. Andiamo avanti, parliamo del Chieti, che ha avuto una settimana tribolata a dir poco, con l'esonero di Corrado Cotta, poi ufficializzato qualche ora dopo rispetto alla prima decisione. È arrivato Mauro Chianese, ieri è stato presentato, oggi è arrivato venerdì, ieri è stato presentato e oggi si giocava al Trastevere Stadium. Insomma, esordio peggiore dal punto di vista della complessità non si poteva avere. Finita 2-1 per il Trastevere, ci vediamo gli highlights della partita e poi le dichiarazioni proprio di Mauro Chianese. Casa dolce casa, il Trastevere qui ha sempre vinto in questa stagione e non ha alcuna intenzione di smettere oggi. Per dare continuità a questa striscia dovrà battere un Chieti che ha vinto l'ultima e che ha appena avuto un cambio al timone per l'undicesima giornata del campionato di Serie D Girone F. Un saluto dal Trastevere Stadium da Gaetano Vitale. Massimo in cabina di regia, sventagliata per la progressione di Bertoldi, liscio del capitano ospite, Bertoldi al volo! In maniera estremamente offensiva questa punizione dal Chieti, palla in area, al centro,
serie di rimpalli, poi proprio salto al volo col mancino. Semprini era sulla traiettoria, palla fuori. Crescenzo, bene per Alonzi che la spegne ancora e la riaccende sul destro di Crescenzo, quindi Alonzi defilato, lato corto dell'area di rigore, sfida l'avversario, prova ad andare in un'azione solitaria, poi ancora lui sulla seconda palla, gol sinistro! Allora Santilli, out di sinistra, scarico per Alonzi che ha un po' di spazio, carica il destro, infatti trova un avversario, bravissimo Massimo a servire Santilli, un po' di spazio lì a sinistra, puntato l'avversario, prova a piazzarla sul primo, Santarelli, buona suolata, Alonzi, c'è lo spazio per andare dall'11 nuovamente, palla in area, Santilli vince un contrasto, poi il secondo, un po' di confusione, Crescenzo con la finta la porta sul destro, calcio in porta! Crescenzo, Bertoldi, la porta verso l'interno del campo, va con l'esterno con un'ottima traccia a cercare e a trovare Santilli, sfida Spinelli, raddoppio di Rossi, la sposta verso l'interno, si fa aiutare da Santarelli che forse pensa anche al tiro, Alonzi stoppa, prova la giocata, Santilli non riesce a concludere, poi sì, il gol del 10, la sblocca il Trastevere, Santilli 1-0. Bregasi sbaglia, Santilli riesce a capire prima degli altri, poi la porta avanti con il destro, poi con l'esterno del destro a trovare Alonzi, poco spazio, la fa uscire per Crescenzo che calcia forte sul muro, parte ora sul primo palo allontanato, tutto buono, Masaud sul rimbalzo e l'arbitro fischia calcio di rigore per il Chieti, fallo di mano di un uomo in barriera, intanto doppio giallo per Santilli, visto il giallo di prima diventa rosso e Trastevere in 10. Cesario contro Semprini, parte il 9, piazza ma Semprini intercetta due volte, intervento impressionante di Semprini che salva il Trastevere, clamorosamente importante questa sua parata almeno nell'arco di questa partita, il Trastevere intanto attacca nonostante l'inferiorità numerica con Alonzi che si gira, calcia la piazza sul secondo, parte Massimo, la palla passa, poi è gol, il gol del capitano del Trastevere, si prende la squadra sulle spalle, va a esultare sotto i suoi tifosi, Emiliano Massimo raddoppia, Trastevere con l'uomo in meno, segna 2-0 e maglia celebrativa che va a piazzare il risultato sul 2-0 per i padroni di casa, Bertoldi controllo educatissimo, pulito, lucido, poi va via anche con un gran dribbling, la piazza sul primo, solo per un attimo, Masaud dialoga con il 15, cross sporcato Testi e poi il gol del Chieti, ha segnato il numero 14 e finisce qui la clessidra è colma, il Trastevere con un brividino finale vince la partita, vince 2-1, decidono i gol di Santilli e di Capitan Massimo. Voi avete visto la partita, quindi avete una squadra che abbia lottato su ogni palla giocando con una signora squadra, non penso che ci sia stato questo divario tra noi e loro, anche perché loro mi sembra che sono primi in classifica o a ridosso dalla prima, quindi la mia squadra ha giocato alla pari, non penso non abbia mai subito un tiro in porta nel primo tempo, quantomeno dalla lunga distanza, e comunque abbiamo battuto contro pallone su pallone. Mi spiace anche se il calcio è fatto di episodi, magari quell'episodio del calcio di ore mi dispiace più per il calciatore perché sicuramente non voleva sbagliare, anzi era demoralizzato nel spazio tempo, magari senza quella palla sarebbe stata sicuramente un'altra partita, come ha detto lei prima, sono arrivato da due giorni, noi dobbiamo, a prescindere da quello che era prima, noi dobbiamo fare quello che è adesso e per quello che ho visto oggi dalla mia squadra sicuramente sarà un cambiamento importante per noi perché, ripeto, ho visto una squadra vogliosa di onorare la maglia e questo è un fatto che se mi faccio a lei una domanda, ha visto la differenza tra 3 a 4, la squadra ha risposto bene, ripeto, giocando fuori casa contro una squadra importante, penso che la squadra abbia fatto quello che doveva fare. Queste erano le prime, non le primissime, le prime dichiarazioni del post gara di Mauro Chianese, che avrà un compito non semplice, anche se i punti restano comunque 14 in classifica, però chiaro che pronti via, arrivi praticamente non conosci quasi nessuno e vai a giocare in casa la vice capolista. Sì, infatti non conosci nessuno, non è semplice, lui ha dato subito la sua identità di giocare 4-3-3, quindi avrà le idee chiare, la squadra dovrà mettersi a disposizione, lavorare
comunque oggi poi là sul rigore, comunque se segna il rigore, comunque la partita non sai mai come che piega può prendere, quindi dovrà lavorare durante la settimana e conoscere i giocatori. Quello che comunque sembra appunto che ha le idee chiare, ha messo subito 4-3-3, anche la domanda adesso che gli hanno fatto comunque ha risposto che non c'era differenza giocare per lui 3-4, la squadra ha comunque provato a fare qualcosa. Stefano, è stata una settimana che hai seguito molto da vicino, particolare, molto, in cui non era neanche semplice in alcuni casi rimanere focalizzati su questa partita. Sì, no, perché è stata la giornata poi quella della fumata bianca sull'esonero del mister di Cotta, quando in mattinata a Manoppello al campo di allenamento c'era solo il direttore Sartiano e c'erano i giocatori che all'inizio volevano non allenarsi, questa situazione un po' paradossale, no? Ci si allena senza un allenatore, non sappiamo come andare avanti. Siamo arrivati a giovedì senza l'allenatore, poi è stato fatto tutto giovedì sera, il venerdì mattina con questo allenamento, e questo nella testa dei giocatori qualche piccolo strascico lo lascia, no, direttore? Penso che qualcosa possa accadere anche nella mente dei giocatori che si trovano senza un allenatore, e credo che con Cotta il gruppo, cioè questa squadra aveva anche preso un certo tipo di confidenza tra squadra e giocatori, tra allenatore e squadra, si era creato questo piccolo ambiente nello spogliatoio, perché comunque, diciamoci la verità, 14 punti per una squadra che ha vinto le prime due. Sì, lo abbiamo detto, forse il passaggio a vuoto a Montegiorgio con una squadra che non stava facendo bene, che non è quella degli scorsi anni, con una partita in casa con la Cinzia al Balonga che tu giochi per 45 minuti con l'uomo in più e non tiri in porta, con Nuova Florida che vince 1-0 e poi quel rigore, ci possono stare, ma è una squadra nuova, poi, perché comunque che è una squadra nuova, che è solo Manfredo Predantonio dell'anno scorso, con un allenatore nuovo, con una società nuova. 14 punti, penso che ci mettevano la firma. Ma sì, e poi oggi non è una partita che fa testo. Non è una partita oggi che fa testo. Certo, sì, che se tu segni il rigore, come diceva poi il direttore, certo. È una partita che può prendere anche un'altra piega. Un Trastevere che è una squadra forte, che però ha qualche passaggio a vuoto di troppo. Questo è vero. Ma non è oggi la partita che fa testo per il Chieti. La partita col Porto d'Ascoli è già una partita che ci darà più indicazioni per quello che potrà essere il futuro, che secondo me resta, cioè c'è una prerogativa. Questa squadra ha bisogno di rinforzi, va fatto mercato, o con Cotta o senza Cotta, questa squadra va fatto col mercato. Assolutamente. Andrea, ne abbiamo parlato tante volte, noi settimana scorsa, 7 giorni fa, eravamo qui che dicevamo, insomma, le ore sono contate, e poi questa è stata di fatto la settimana, per Cotta ovviamente, questa è stata la settimana dell'avvicendamento. Sì, intanto ho una curiosità, se è possibile rivedere il rigore, perché io capisco espulsione, già rigore dato, e quindi far ripetere il rigore sarebbe stato forse agli occhi di chi ospitava la partita del Trastevere, è troppo. Però io vorrei rivedere la posizione di Semprini, perché mi è sembrato molto avanzato, e quindi se Maurizio ci fa rivedere il calcio di rigore battuto da Cesario, forse ci sono anche gli estremi per una ripetizione di quel rigore, perché mi è sembrato che Semprini fosse avanzato e quindi fosse con entrambi i piedi oltre la linea oltre la linea di porta, quindi dentro il campo. Non so se Maurizio riesce. Eccolo qui. Vediamo un po', andiamo avanti piano piano. Ok, da qui in avanti andiamo piano piano, perché lo ricordiamo, il portiere deve tenere almeno un piede sulla linea di porta. Qui già è un piede fuori e non ancora calcia. Stacca anche l'altro piede. Secondo me non è con i piedi sulla linea, e avanza anche abbastanza. Lo so che magari forse è un qualcosa da VAR, forse, però potevano esserci anche gli estremi per ripetere questo calcio di rigore. È un momento decisivo, se il Chieti avesse pareggiato poi giocava 1-1 con la superiorità numerica e poteva davvero cambiare il corso del match.
Detto questo, a me ha sorpreso il fatto che l'esonero è stato lungo, perché dopo quelle parole era inevitabile si arrivasse a questa decisione. Si è arrivati a quella decisione il giorno dopo, però poi l'esonero ha avuto delle lungaggini eccessive rispetto al comunicato ufficiale, e già questo è anomalo. Poi si sapeva dell'arrivo di Tosi, Tosi ha declinato ed è sbucato poi all'ultimo momento Mauro Chianese, che non ha un profilo, diciamo, particolarmente elevato sulla carta, però da queste parti non lo conoscevamo, come non conoscevamo neanche Cotta. Chianese però il curriculum parla chiaro, è uno abituato a lavorare con i giovani, sia a livello di settore giovanile sia a prime squadre che hanno molti giovani, e quindi gli è stato affidato questo compito. Non semplice, lo abbiamo detto più volte, il problema di Chieti è che va rinforzata la squadra. Ieri però Serra ha detto non è vero che Cotta è stato tolto perché si è lamentato dopo la gara di Pineto, perché servono i rinforzi. Il motivo è che la squadra non giocava bene, e lo aveva detto il presidente, e poi altri motivi che non ha voluto specificare e che probabilmente sono stati i fattori preeminenti che hanno portato alla dipartita di Cotta, che non meritava risultati alla mano con questa squadra che ha queste fragilità, costruita all'ultimo momento, non meritava di andare via. Ha preso questa decisione il presidente Serra, secondo il mio punto di vista una decisione errata, ma non conoscendo poi gli altri motivi, oltre non possiamo andare, di certo, come ha detto Stefano, serve rafforzare la squadra. Noi però... Che c'è? No, perché no? Ma no, che dobbiamo andare in pubblicità. No, sai che fa sorridere? Che non è che la squadra giocava male, però quando abbiamo sentito anche il direttore, diceva che la società non è entrata mai nelle questioni tecniche. Allora la squadra gioca male, chi lo dice? Ho capito. Cioè, ci sono molte nubi. Sì, sì. Chiaro. Sì, sì. Secondo me, no. No, certo. È chiarissimo. Va bene. Però, secondo me, quello che diceva Andrea è il punto nodale. Se fossero state delle motivazioni futili, probabilmente sarebbero state dette. Se non sono state dette, evidentemente c'è qualcosa che noi non possiamo sapere, certo. Che forse potrebbe essere dirimente o no, poi però dovremmo saperlo che cos'è, ma chiaramente rimarrà tra le quattro mura dove se lo sono detti. Pubblicità, poi Tolentino Notaresco. Rientriamo per l'ultima parte dell'Abruzzo del pallone live. Vittoria di valore inestimabile per il Notaresco a Tolentino, 1-0 la decide nella ripresa il gol di Cucchi. Servizio. 11ª giornata, si affrontano Tolentino e San Nicolò Notaresco, ovvero terz'ultima e penultima formazione del girone, una gara fondamentale per il futuro di entrambe le compagini. Tolentino, che deve fare a meno di ben 4 giocatori dell'intera coppia d'attacco Vitiello e Alagia, e del portiere Moro e del centrocampista Tankovic, giocatori quest'ultimi con cui la società Cremisi ha rescisso il contratto. Sul fronte abruzzese invece mister Tiziano De Padre non può disporre delle prestazioni di Graunberger e Sadai. Vista quindi l'indisponibilità del reparto offensivo, mister Maurizio Mattoni schiera come ultimo uomo avanzato Davide Moscati, supportato più indietro da Tizzi e Adordi. Linea difensiva e di centrocampo con 4 uomini per reparto e ben 6 under dal primo minuto, compreso Edoardo Mengani, reduce da un lungo stop. Più corta la squadra ospite, schierata con un 3-5-2, in avanti Bernasconi e Forcini, e chiave di regia della squadra affidate al 39enne capitano Alessandro Bruno. Il primo tentativo è proprio della squadra di casa, nemmeno 2 giri di orologio che Marcelli prova la stoccata da fuori area e in 2 tempi e con qualche brivido Sciba riesce a far su il pallone. Si gioca su un campo pesante per la pioggia caduta nelle ultime ore e tutto ciò ne va a discapito dello spettacolo. La prima azione è degna di nota dai rossoblu abruzzesi al 22esimo, tiro da fermo dalla propria tre quarti, Scogliamiglio vede il numero 1 Cremisi fuori dai propri pali, spedisce verso la porta dai padroni di casa e Giorgio riesce in qualche maniera a smanacciare e a rifugiarsi in angolo. Dallo stesso angolo Gelsi cerca la testa di Campestre, la cui inzuccata finisce di poco all'altro.
fallato. Tre minuti più tardi ancora una nuova conclusione di testa di Campestre e palla ancora al lato. Sempre con azione che inizia con un calcio piazzato al 31esimo per i padroni di casa, si cerca la testa di Adorni che non trova il bersaglio giusto. Nel primo dei tre minuti di recupero Salvatelli tocca il pallone con un braccio e pertanto il direttore di gara indica immediatamente il dischetto. Dai 11 metri Gelsi contro Giorgi, palla sull'angolo destro del portiere di casa che riesce a respingere e si rimane pertanto sullo 0-0. Nessun cambio nella ripresa, rimangono in campo i medesimi del primo tempo, squadra ospite più dinamica e più concreta sin dai primi istanti. Al sesto incursione di Badan sulla sinistra, entra in area e Giorgi si immola e salva. Al settimo di gioco punizione rosso-blu, primo tentativo di Cughi, respinge il portiere di casa, l'azione continua con il possesso palla ospite e dal secondo tentativo Cughi supera il portiere Cremsi, 1-0. La formazione di casa cerca di scuotersi intorno al 12esimo minuto, Marcelli apre per Mengani la cui conclusione viene deviata in angolo da Sciba. Dal susseguente tiro dalla bandierina inzuccata di Adorni, ma il numero uno ospite risponde presente. Nonostante le tante sostituzioni la squadra cremisi si porta in avanti con lunghi lanci a scavalcare il centro scampo ospite, ma senza costrutto. Al 36esimo dalla tre quarti calcio piazzato di Circonetti, testa di Nacciariti che finisce sul fondo. Al 47esimo i padroni di casa reclamano per un fallo di mano in aria ospite, ma l'arbitro è irremovibile. Ultimo sussulto nel terzo minuto di recupero, dalla destra Tizzi pennella per l'accorrente Lattanzi che però perde il tempo giusto arrivando in ritardo sul pallone. Si chiude quindi con il successo ospite che torna alla vittoria dopo la prima di campionato contro il Matese e per il Tolentino invece settimo stop consecutivo e vittoria che manca tra le mura amiche da lontano 10 aprile. Ragazzi, almeno oggi hanno raccolto i tre punti, sono contento soprattutto per loro perché non, fino a questo punto della stagione non abbiamo, abbiamo seminato ma abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Oggi ancora una buona prestazione e per fortuna anche per merito sono arrivati tre punti che ci farà lavorare sicuramente con più serenità questa settimana sapendo sempre qual è il nostro obiettivo che noi dovremo con la squadra attuale, con i programmi di quest'anno che sono diversissimi, lo scorso anno dovremo lottare fino all'ultima giornata per la salvezza sapendo che al mercato di dicembre questa squadra avrà bisogno di nuovi giocatori, di essere integrata completata con altri giocatori per se vogliamo lottare per la salvezza. I ragazzi non si sono buttati giù, anzi siamo rientrati ancora più carichi e cattivi nel secondo tempo. Ripeto, sono contento per loro e sono molto contento anche per i nostri tifosi che erano anche oggi molto numerosi, che dalla prima giornata ci stanno seguendo in tantissimi, che hanno capito che quest'anno è un anno completamente diverso dagli altri anni, ci sarà da soffrire, soffriremo tutti assieme. Sappiamo che so benissimo che il 90% dei nostri tifosi lo sa, il 10% non lo sa, però giocheremo anche per quel 10% che non gli va, tante volte parla a sproposito. Al di là delle assenze, non è che chi è sceso in campo ha dato il massimo. Quello che mi preme dire è normale, questa, sotto l'aspetto dei risultati è un'onta, è una vergogna che stiamo subendo tutti, sotto l'aspetto dei risultati. Ma come impegno, quello che mettono i ragazzi in campo io non vi posso dire nulla. Quello che dico è che questa squadra si salverà, lo dico adesso, è il momento peggiore nostro, questa squadra si salverà. Chiediamo scusa a tutti per quello che stiamo vivendo, ma noi lavoriamo affinché questo venga ribaltato. E il lavoro, sono abituato a fare così, il lavoro ripaga, e a fatica, non si sa quando, non si sa come, ma non ne verremo fuori. Ottimista Mattoni, il tecnico del Tolentino. Andiamo in piattaforma, diamo la buona serata, benvenuto nella nostra trasmissione, perché settimana scorsa avevamo fatto l'in bocca al lupo per il nuovo incarico da direttore generale del Faro, ma lui è il notareschino DOC, è stato anche all'interno della compagine societaria del notaresco Stefano Fedele. Ciao Stefano.
Buonasera a tutti. Grazie. Allora, di rientro da Fano, però sì, qualche chilometro più a sud il Notaresco vinceva una partita fondamentale, visto un po' le immagini, sì, vittoria sì, determinante in questa fase, poi ovviamente manca ancora tanto. Beh sì, credo che questa vittoria valga doppio, una diretta concorrente. Non nascondo che mi fa piacere di questo risultato per il Notaresco, essendo io originario e abito a Notaresco, quindi sono molto contento per loro. Senti, hai sentito le dichiarazioni di Tiziano De Padre? Ha detto c'è ancora una piccola parte di persone che forse non ha capito il progetto, questa è una squadra che va completata e il nostro progetto, il nostro obiettivo unico è quello di mantenere la categoria, ma è così? Cioè, ma c'è gente sicuramente che ancora non ha capito in quale direzione va il Notaresco? Io credo che, spero che tutti capiscano che il campionato del Notaresco, come ha detto Mister De Padre, che è un campionato difficile dove c'è tanto da soffrire. Ovviamente i programmi sono diversi, ma credo che Notaresco come ambiente, anche con come possiamo vedere, i tifosi sono sempre presenti, meriti di arrivare alla salvezza. Sicuramente Tiziano De Padre sta facendo un grande lavoro, perché oltre alla stima personale lo reputo uno dei tecnici migliori della categoria. Quindi mi auguro veramente con tutto il cuore che Notaresco possa arrivare alla salvezza. Poi vedendo le interviste del mister, dove ha detto che sicuramente a dicembre ci saranno degli interventi da integrare della rosa, quindi l'auspicio è quello che alla fine il Notaresco possa arrivare alla salvezza e mantenere la categoria. Questo sì. Vittoria fondamentale in questo frangente. Mattoni ha detto però il Torrentino sono sicuro che si salverà. Noi, insomma, del Torrentino tifiamo Notaresco oggi. Magari a discreto. Il rigore fallito da Gelsi poteva un po' tagliare le gambe. Poteva spaventare, tagliare le gambe per la prestazione. Invece si vede il Notaresco, guarda, a me mi ha sorpreso quando lo vidi a San Benedetto. Quindi questo è l'esempio di un lavoro di gruppo, sia da partire dalla società, da un allenatore preparatissimo, da un ambiente, tutti giovani, e sta crescendo. E questa vittoria è importante anche nella fase di apertura del mercato, come diceva il mister, perché comunque mancano solo due gare all'apertura del mercato. Avere 10 punti oggi fa sì che un giocatore comunque inizia a pensare di poter andare molto volentieri a Notaresco, certo, magari in una situazione di classifica come un mese fa, sai, anche nella fase di mercato se hai 4-5 punti il giocatore è titubante. Questa è una vittoria che aiuta la società e il mister, ma perché io penso che quando uno lavora poi tutto torna, e vediamo l'esempio di questa vittoria. Gli auguro anche di fare bene le prossime partite, perché c'è cultura del lavoro, c'è professionalità, la società è stata chiara in quello che poteva fare, e quindi sicuramente arriveranno alla salvezza e deve essere di esempio a tante società. Eh sì, assolutamente. Andrea, due parole poi con Stefano, anche un passaggio sul suo nuovo ruolo. Gli facciamo anche vedere un po' di immagini, credo che le abbiamo, della partita di questo pomeriggio del Mancini tra Fano e Vasto Girardi. Però anche da parte tua il valore in questo momento, come diceva Andrea, mancano due partite, tra poco si apre il mercato, un giocatore con un Notaresco che va a vincere a Tolentino, che ha 10 punti, magari è anche più invogliato a sposare questo progetto. Sicuramente è una valutazione corretta. Bisogna dire che Notaresco ha sempre dimostrato vitalità anche nelle giornate peggiori, e ha mostrato anche numerosi limiti che si sono visti anche oggi, perché si affrontavano due squadre in difficoltà, il Tolentino evidentemente più del Notaresco. Il Notaresco ha giocato meglio, però alla fine sbagli il rigore, non concretizzi praticamente mai, finché Cucchi non si inventa quell'Eurogol e trova dunque la rete decisiva. È chiaro che questa squadra va rinforzata in tutti i reparti, ma soprattutto in attacco, perché manca il giocatore
che fa gol con regolarità, che poi lo vogliono tutti, non è facile neanche da trovare, però almeno avere un giocatore che con costanza ti ricopre quel ruolo, magari segna, fa giocare la squadra, sarebbe importante. In quel ruolo invece Notaresco è piuttosto scoperto, anche perché Grauberg è praticamente sempre infortunato, e quindi la squadra va rinforzata un po' ovunque, ma soprattutto lì davanti serve trovare un giocatore che possa essere il centravanti di riferimento. Poi De Patria ha ragione, perché la squadra ha sempre giocato, ha sempre lottato pur con tutti i suoi problemi. Questa vittoria di oggi è una vittoria che ridà un bel ossigeno alla classifica e anche in ottica mercato apre scenari interessanti. Stefano, con te adesso nel nuovo ruolo di direttore generale del Fano, parliamo un po' anche dell'alta classifica. Oggi pareggio 1-1 col Vasto Girardi, davanti c'è il Pineto che non sbaglia, il Trastevere che verrà a Notaresco domenica prossima, il Fano a 19 punti. Che partita è stata questo pomeriggio? Ma è stata una partita giocata a viso aperto da ambo le squadre. Se rivedete le immagini, è stata una partita dove sono state tantissime occasioni, dove ambo due le squadre potevano portare a casa la posta. Eccole qua. Sì. Però diciamo che è stata una bella partita con tante occasioni. Vabbè, faccio i complimenti innanzitutto al Fano, che è una squadra che con Mosconi, con mister Mosconi, è una squadra che non molla mai, che lotta su ogni pallone, e quindi è una squadra sempre viva. E di conseguenza faccio anche i complimenti allo stesso Vasto Girardi, perché è una squadra ben allenata, ben messa in campo, con delle due unità importanti. Questo sì. Senti, posso chiederti come è nato il rapporto con il Fano, cioè come, sì, come si è arrivati, ecco, poi al tuo ruolo? Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare pubblicamente per la fiducia di questo incarico il presidente Russo e il vicepresidente Adriano Mattucci, che è un noto imprenditore della provincia di Teramo. Io sono stato diversi anni a Notaresco, Notaresco c'è tuttora il direttore Alfredo Natali, che è una persona molto preparata, e nel momento in cui è arrivata questa chiamata, giustamente non ho esitato ad accettarla, ma per una questione anche professionale, oltre a tralasciando il fatto del mio legame sempre con Notaresco. Ovviamente io conosco da tanti anni Adriano, il vicepresidente intendo, ha voluto che andassi a Fano, e io spero soprattutto sicuramente di ripagarlo nel migliore dei modi per la fiducia, questo sì. In vetta alla classifica, vediamo un po' la classifica, tanto la conoscerai sicuramente, che mi dici? Beh, che dico, ovviamente il Pineto non è una sorpresa, è una squadra che ha dei valori importanti, quindi anche in ottica futura credo che se la giocherà fino alla fine, anche per la vittoria del campionato. Certo, io lo auguro, perché giustamente anche il presidente Silvio Brocco ha creato una struttura importante a livello anche organizzativo, quindi mi auguro che Pineto possa vincere e coronare questo sogno di fare il salto di categoria, questo sì. Stefano, io ti ringrazio, ti aspettiamo ovviamente presto. C'è una domanda da parte di Andrea Costantini. No, sì, perché ho visto. Attenzione, che dalla risata potrebbe essere provocatoria. Ho visto che sotto Natale torna sportivamente a casa, anche se poi in realtà gioca, sì, a Fano, si gioca a Fano la partita. È la partita contro la squadra di casa, no? Sotto Natale, il 21 dicembre, quindi prima della sosta, sarà una gara particolare, sì, no? Ovviamente. Sì, vabbè, io comunque sia... Posso aggiungere in famiglia, sì, particolare? Esatto, lo stavo dicendo adesso. Vabbè, papà... Dovrà contenere le proteste del padre. No, mio papà rimarrà sempre qui a Notaresco. Io ho deciso di fare un percorso diverso, ma per una questione professionale, quindi quella partita sarà una partita speciale, però... Quando arriverà il momento vedremo.
Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi. Grazie, lupo. Buona serata. Grazie, grazie a Stefano Fedele. Cosa succede alla Vezzano in casa? Vediamola, è una sorpresa. Anche se io il Matese l'ho vista a Termoli e mi aveva fatto una buona impressione. Una squadra organizzata, cinica, con un allenatore bravo, preparato, e quindi sono curioso di vedere le immagini, però il Matese risalirà. E ogni desiderio dei nostri ospiti è un ordine. Avezzano Matese 1-2. L'Avezzano cade al De Marzi contro un Matese cinico e spietato, abile a capitalizzare le uniche due occasioni concesse dai biancoverdi. 3-4-1-2 è la novità tattica proposta da Scorzini, con Bittaglie che parte alle spalle di Dos Santos e Sissé. In difesa debutta dal primo minuto Vaccaro, è l'abonia a sostituire lo squalificato Zanon. Nel Matese 4 vittorie nelle ultime 5, Urbano conferma il 4-4-2 con Vittorio Esposito, 7 gol in 8 partite, al fianco di Samuele Sorrentino in avanti. Il Matese approccia meglio la partita e colpisce dopo 12 minuti con l'inserimento vincente di Ricamato sul corner battuto da Esposito. Nulla da fare per Coco e palla in rete per l'1-0. 5 minuti dopo Tegola per gli ospiti, costretti a sostituire l'infortunato Esposito con Napoletano per il numero 10, sospetto stiramento. L'Avezzano prova a reagire ma non trova sbocchi nella difesa campana. Il Matese ha un sussulto alla mezz'ora con la girata di Sorrentino che non inquadra lo specchio. I biancoverdi, oggi in divisa nera, si scuotono al 32 con la conclusione da distanza siderale di Bianciardi che finisce in curva. Preludio al pareggio che arriva al 37esimo. Soluzione rasoterra di Bittaglie, mischia in aria, scatozza il più lesto di tutti ad insaccare il pallone dell'1-1. Per lui è il primo gol in maglia biancoverde. Dopo il pari l'Avezzano si scioglie e si rende pericoloso nel finale di tempo, prima con Sissé e poi con l'Abonia, sul quale è provvidenziale il riflesso di Palombo. Nella ripresa Scorsini inserisce Marietti per Paris e Carotta per Bianciardi, ma i suoi continuano a fare la partita pur non rendendosi mai pericolosi dalle parti di Palombo. Il Matese si vede soltanto a quarto d'ora con la punizione da dimenticare di capitan Ricciardi. Nell'Avezzano dentro anche Casolla per Bittaglie, ma alla mezz'ora arriva il nuovo vantaggio ospite, buco di Labonia e porte spalancate a Napoletano per il 2-1 Matese, terzo gol in campionato per l'attaccante classe 93. L'Avezzano allora prova a reagire con Carrotta, bolide della distanza che fischia a centimetri dal palo. Non c'è più tempo, seconda sconfitta interna consecutiva per l'Avezzano che non vince al De Marzi da 2 mesi. Matese alla 5ª vittoria nelle ultime 6 e ad un passo dalla zona playoff. Una partita che ci lascia, mi lascia l'amaro in bocca, proprio perché penso che due episodi ci hanno veramente condannato. Primo tempo ha giocato solo una squadra. È vero che abbiamo fatto tanto possesso palla ma poche conclusioni in porta. Loro ci hanno subito punito alla prima distrazione su palla inattiva, poi siamo stati bravi a pareggiare. Secondo tempo, partita in pieno possesso nostro, è chiaro che siamo stati pochi incisivi. Come sempre, dico sempre che quando si vince il merito è dei ragazzi, quando si perde il demerito è del sottoscritto. Io mi prendo tutte le responsabilità, ci metto la faccia, sempre ci metto la faccia, e non trovo giusto questo clima un pochettino negativo nei confronti di quest'Avezzano. Non trovo giusto sentire parole pesanti nei confronti dei miei calciatori. Non trovo giusto perché questi ragazzi stanno facendo e hanno fatto fino adesso un cammino importante. Se qualcuno si è illuso, se qualcuno pensava che questa era un'armata che poteva vincere il campionato, se qualcuno non certo è mai passato né da me né dai miei ragazzi. Noi siamo un gruppo umile, siamo un gruppo che si deve salvare. Siamo un gruppo che in questo momento oggi ha fatto degli errori, ci leccheremo le ferite e da domenica, in una partita difficilissima, andiamo a Pineto contro la squadra che in questo momento comanda questo girone e cercheremo di riprendere il nostro cammino. Secondo tempo abbiamo fatto una partita di sacrificio come l'avevamo preparata, facendo fatica un po' a salire. Avevo detto all'intervallo che non dovevamo lasciare, che sarebbe stata una partita, anche il secondo tempo sarebbe stato un tempo dove
ci sarebbero state poche occasioni dall'una e dall'altra parte, perché due squadre insomma che si affrontavano soprattutto con tanto equilibrio, e noi se ci capitava l'opportunità giusta dovevamo essere bravi a sfruttarla. Così è stato. Alla fine credo, onestamente lo dico, probabilmente il risultato di parità sarebbe stato più giusto per quello che è stato visto sul campo, però le partite sono anche così, insomma, chi è più bravo e più cinico a sfruttare le situazioni poi a casa porta i tre punti. Abbiamo visto sensazioni, avevi detto fammi vedere le immagini, sensazioni una volta viste le immagini. Scorsini parla di un clima in cui qualcuno forse si è illuso che l'Avezzano potesse vincere il campionato, e questo porta con sé inevitabilmente anche le valutazioni sulle singole partite di un certo tipo, nel senso che l'Avezzano nel momento in cui perde punti, se tu l'hai messo ad un gradino di vittoria al campionato, sono punti persi, ma per Scorsini magari giustamente dal canto suo non è così. Vabbè, ha provato a difendere la squadra, è una prestazione che ci può stare, perché comunque l'Avezzano io l'avevo vista a Chieti, è una squadra organizzata, una buona squadra, sicuramente non è per vincere, però per viaggiare in alto. È chiaro che adesso l'intervista dell'allenatore è a caldo, ha comunque difeso la squadra, ha provato a farla stare tranquilla, perché sicuramente adesso poi domenica viene a Pineto, quindi è una partita difficilissima, e conoscendo sicuramente il presidente Paris starà un po' arrabbiato, quindi adesso si rimetteranno al lavoro martedì, sarà una bella partita domenica contro il Pineto per cercare di riprendere un cammino, sicuramente non da vincere l'Avezzano, ma è una squadra, io l'ho vista da quando poi è arrivato il direttore, è arrivato anche l'allenatore nuovo, comunque hanno dato una sistemata, è una squadra buona. Poi è chiaro che il Matese, come avevo detto prima, per me è una squadra che arriverà in alto, perché è organizzata, l'allenatore conosce tutte le dinamiche dell'ambiente, è una squadra buona, ha 3-4 giocatori validi. Adesso, visto l'infortunio di Esposito, se non sarà un infortunio lungo, comunque è una squadra importante, quindi ci sta anche perdere col Matese. Io l'anno scorso ci ho perso sempre. Ah, sì, tu dici. Beh, però sono 2 anni col Matese, andate in ritorno. Sì. Peraltro l'anno scorso ti ricorderai, Andrea, con quelle esultanze in cui due anni fa. Quasi distrussero i giocatori del Matese per esultare due anni fa. Stefano, sull'Avezzano e sulle dichiarazioni di Scorsini. Beh, sicuramente ha ragione il direttore, è una presa di posizione verso i suoi ragazzi, verso una prestazione che sicuramente non è piaciuta nemmeno all'allenatore, che però deve difendere i suoi ragazzi dopo una partita verso un derby fondamentale, una partita persa per due disattenzioni, perché il primo gol è un uomo perso in area di rigore, il secondo è un rinvio non riuscito e poi l'inserimento dell'attaccante che fa gol. Mancava Zanon, sì, che secondo me a questo punto è un uomo fondamentale anche con la sua età, ma è un uomo fondamentale per questa squadra, soprattutto per gestire anche tanti giovani. Lo ritroveranno per la sfida di Pineto, una sfida proibitiva per la squadra, anche per l'Avezzano, perché comunque si va a giocare sempre in casa della capolista. Però è un Avezzano che, siccome è Chieti, è un Avezzano che sta facendo il suo campionato. Non ricordiamoci che questo Avezzano era partito con una sconfitta in Coppa Italia col Porto d'Ascoli e poi una sconfitta ancora la prima a Porto d'Ascoli, dove l'Avezzano non ha fatto praticamente mai un tiro in porta. Si è rinnovata con l'arrivo di allenatore, con nuovi giocatori, e non ci aspettavamo nemmeno un Avezzano prima in certo classifica, sì, in una certa parte del campionato. Quindi secondo me le aspettative sono state fino adesso rispettate. Non è una squadra che deve vincere il campionato, ma non è una squadra nemmeno che deve salvarsi. Sì, chiarissimo. Andrea? Beh, io penso che intanto, se guardiamo i punti fatti, se guardiamo i gol fatti, se guardiamo anche la strutturazione dell'attacco con Dos Santos, Bittà e Sissè, l'Avezzano mi sembra proprio una squadra da trasferta, e queste partite forse lo dimostrano, nel senso che in casa questa squadra fa più fatica. In trasferta, se lasci l'uno contro uno a Sissè, se lasci campo aperto a Dos Santos o a Bittà, ti fanno male. In casa evidentemente con squadre, come ha detto Urbano, che è un mestierante, ha fatto una partita umile di sacrificio, hanno chiuso gli spazi e hanno tolto all'Avezzano le cose per cui questa squadra può far male, cioè la profondità e l'uno contro uno nei confronti di questi calciatori. Quindi probabilmente è una squadra che per
poter lottare per il massimo, ecco perché forse Scossini dice noi siamo e restiamo umili, manca la capacità di venire a capo di gare contro squadre che vengono ad Avezzano a chiudersi, poi col Fano ci sono stati anche quei rigori inventati, però una squadra che riesce a vincere sul campo della Nuova Florida, sul campo della Cinzia Albalonga, che ha vinto a Chieti e che sa sfruttare in questo modo il potenziale offensivo, mi sembra una squadra da trasferta. Se poi il pubblico, come dice Scorsini, magari neanche ti aiuta, io non ero ad Avezzano quindi mi rifaccio le parole sue, è ancora magari più difficile riuscire a fare risultato tra le mura amiche, però ripeto, punti fatti, gol segnati e anche caratteristiche degli attaccanti mi sembra proprio una squadra da trasferta. E a proposito di questo, domenica c'è Pineto Avezzano, quindi sarà un ulteriore banco di prova sia per l'Avezzano ma anche per la super difesa del Pineto. Eh sì. Prossimo turno, siamo in chiusura, sarà la 12ª, avete detto già di Pineto Avezzano, Chieti Porto d'Ascoli, Cinzia Albalonga Roma City, Monte Giorgio Vastese, Notaresco Trastevere, Nuova Florida Tolentino, Pineto Avezzano, San Benedettese Termoli, Vigor Senigallia Fano, Vasto Girardi Matese. Questo domenica prossima, inizio alle 14:30. Annuivate, vi piace questo torneo di campionato? No, Vasto Girardi Matese, bella partita. Ok, va bene. Grazie ad Andrea Masciangelo. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a Stefano Recanati. Grazie a voi, buonasera, ciao. Ci ritroviamo mercoledì sera alle 21. Puntuali. Side, puntuali. Con una sorpresa. Con una sorpresa, c'è una sorpresa. C'è il pallone nuovo. C'è il pallone nuovo. Vabbè, dai, tanto ormai lo sanno tutti che è il pallone. Va bene. Abbiamo parlato mercoledì scorso del pallone mancato. E di qualcuno che non portava il pallone. Voi siete due matti, io vi lascio perdere. Grazie ragazzi, grazie Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti, buona serata. Grazie a Maurizio da qui in regia e insieme a lui grazie a tutta la squadra di TV6. Domani sera replay, martedì sera pallavolée, poi offside mercoledì, poi fino a domenica prossima quando torna l'Abruzzo del pallone. Buona serata.